Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è il video wrap up, ossia tutti i libri che io ho letto nel mese di giugno. Allora, questo mese sono stata pigrissima, ho letto solo un libro, ma ho letto questo libro, non è che poi sono stata pigra, è che non ho voluto, cioè ho cercato di iniziare un altro libro, però sono rimasta così attaccata a questo che non lo so, mi è rimasto troppo nel cuore. Il libro che ho letto a giugno è Che vi straconsiglio, a me è piaciuto tanto, se vi piace il genere, è questo, che è il romanzo di Kate Morton, Ritorno a Riverton Manor. Questo è edito Sonzogno. E niente, io vi straconsiglio questo libro. Ce l'avevo da leggere da un anno all'incirca, l'avevo acquistato un anno fa, sì, perché stavo ancora deboli quando ho acquistato questo libro, però non mi decidevo mai a prenderlo. Poi avevo tirato fuori un po' di libri per decidere quale leggere e mia figlia ha detto: "Mamma, leggi questo", e quindi ho preso questo a leggere. Allora, questo è un romanzo che familiare. È un romanzo, scusate, c'è Marisa qui che non capisco cosa sta facendo. È un romanzo familiare dove tutto gira attorno a una dimora che appunto è Riverton Manor. È bellissimo, a parte che mi piace tantissimo lo stile di Kate Morton, proprio il modo che ha di scrivere, perché è un modo molto semplice che arriva molto 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 a catturare l'attenzione del lettore e ti tiene attaccato pur non essendoci chissà. Oddio, non un thriller, perché praticamente si parla appunto di questa dimora e di un evento che è successo in questa dimora. E quindi da questo evento questo romanzo si sposta tra il presente ed il passato, ma con una naturalezza, con una semplicità fantastica. Forse è proprio questo che colpisce di più di questo romanzo. Niente, mi è piaciuto tutto di questo romanzo, mi è piaciuta l'ambientazione, mi sono piaciuti i personaggi, io mi sono assolutamente innamorata dei personaggi, della descrizione, tutto, mi è piaciuto tutto. Sapete che non mi piace parlare troppo della storia perché non voglio cadere in spoiler e non mi va neanche di raccontarvi quello che alla fine potete trovare scritto, però è un romanzo che secondo me dovete leggere tutti perché è bellissimo. Ovviamente se vi piacciono i romanzi familiari o comunque con questo velo di mistero, perché comunque è un romanzo familiare dove c'è un mistero, c'è un segreto che andrà scoperto, quindi è un segreto che è nascosto da anni, che poi alla fine verrà rivelato. A me è piaciuto veramente tanto. Conto di leggere gli altri romanzi di Kate Morton perché appunto mi è piaciuto tantissimo il suo stile di scrivere, di raccontare e di far conoscere i personaggi. E niente. Questo è stato un brevissimo video perché appunto ho iniziato un altro libro, però mi sono un po' arenata, non sto andando avanti perché comunque ho poco tempo, ho riniziato a lavorare e ho poco tempo da dedicare alla lettura. Spero di riuscire a portare avanti quello che sto leggendo. Fatemi sapere se anche voi avete letto questo romanzo. Ovviamente non facciamo spoiler sotto i commenti perché magari c'è qualcuno che non l'ha letto e lo vuole leggere. Non mi va che si facciano spoiler. Magari giù nell'info box ci sono comunque i miei contatti di Instagram, di Facebook, possiamo sentirci privatamente e chiacchierare su quello che sono i libri, insomma. A me è piaciuto veramente tanto tanto tanto. E niente, io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!